cominci che Presidente, nessuno mi chiede ancora di tagliare stipendi ai dipendenti, di licenziare gente perché dobbiamo risparmiare. Parole difficili da fraintendere e difficilissime da dimenticare, eppure pare che a dimenticarle per primo sia stato proprio lui che le ha formulate. Gianfranco Micciche, coordinatore regionale di Forza Italia e presidente dell'Assemblea siciliana, ospite all'Aria che tira in onda sulla 7, non fa dietro font, ma addirittura nega di aver mai detto di essere contrario ai tagli agli stipendi. E anzi utilizza parole durissime proprio sugli stipendi di Palazzo De Normanni, definendoli vergognosi. Eppure proprio su quelle parole si era dimesso l'assessore designato ai rifiuti Figuccia, che aveva ritenuto imbarazzante il discorso di Micciche. Adesso sulle reti nazionali il presidente dell'ARS dice è una falsità assoluta quella che io abbia detto che non voglio tagliare gli stipendi dell'Assemblea siciliana. Una frase che io non ho mai detto. Io vi leggo perché siccome qua in Sicilia questi stipendi sono pazzeschi, ma la frase che io non voglio tagliare gli stipendi è una falsità assoluta. Un bugiardo, secondo Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. Sarà stata forse un'errata interpretazione delle sue parole? Non mi farò guidare dalla demagogia, guardate questo, come qualcun altro ha fatto. Lo dico con grande sincerità, il taglia, viva il risparmio, viva la povertà, non è qualcosa che mi appartiene e non sarà così.